Salve a tutti amici cinefili e benvenuti a questo appuntamento speciale col vostro affezionatissimo collezionista di ombre, che aggiusta anche la luce. Ci troviamo qui per un unboxing importantissimo. Si tratta di un pacco speciale Amazon, di un prodotto esclusivo a Amazon, uscito già a settembre. Avrei dovuto farlo già a settembre perché a settembre si festeggiava un importantissimo anniversario, settembre 2016, ricorreva infatti l'anniversario per i 50 anni della prima messa in onda della prima serie, della prima stagione di Star Trek che ha conosciuto diverse fasi nella sua storia, nella sua evoluzione, è diventata da serie televisiva saga cinematografica. Questo pacco riguarda proprio Star Trek, è un regalo della mia adorata Daniela, che avrei voluto fosse presente almeno, diciamo così, in modo indiretto o comunque dietro le quinte in questo unboxing. Invece non è stato possibile, lo faccio ora, lo carico adesso a novembre. Ripeto, è un regalo di Daniela, quindi è qualcosa di per me molto prezioso, come l'anno scorso lo è stato BB8, che è sempre con me, e come sono tutti i suoi regali. Quindi vediamo cosa c'è dentro questo pacco Amazon. Vediamo com'è questo cofanetto, che io conosco solamente per averne letto, ma non l'ho ancora visto, non l'ho ancora di fatto scartato perché ancora col cellophane. Quindi lo vedremo insieme, lo scopriremo insieme. Non vedo l'ora, sono curiosissimo. Sono passate ormai diverse settimane, quindi è stato qui naftalina senza che io lo toccassi. Nel mio ultimo aggiornamento ve ne avevo in qualche modo parlato perché avevo detto nel mio ultimo aggiornamento che c'erano delle serie televisive che di fatto rientravano nell'aggiornamento, ma non le ho fatte rientrare perché riguardavano questo unboxing, quindi ho parlato anche troppo. Adesso lo vediamo insieme. Spero che vi piaccia questo cofanetto e spero che lo compriate numerosi. Se possedete già le serie di Star Trek, spero che compriate, che possiate acquistare, insomma, le altre cose che vi mancano di Star Trek, perché a me Star Trek fa impazzire, mi piace praticamente tutto dell'universo Star Trek. Tra pochi giorni uscirà Star Trek Beyond in Blu-ray e io sono indeciso e combattuto se acquistare l'edizione Steelbook o quella 3D. Consigliatemi, ditemi cosa volete che io acquisti l'edizione Steelbook o l'edizione 3D? Adesso vediamo quindi cosa c'è in questo pacco. Ho parlato già troppo, cominciamo con l'unboxing. Allora, eccolo qui, come ovviamente al rovescio, come è giusto che sia, il nostro importantissimo cofanetto, quindi edizione speciale Star Trek per l'anniversario. Ovviamente si tratta delle stagioni della serie classica, le tre stagioni della serie classica, oltre ai film della serie classica, quindi ai sei film della serie classica: The Motion Picture, L'Ira di Khan, La ricerca di Spock, Rotta verso la Terra, Ultima frontiera e Rotta verso l'ignoto. Sei film diseguali nella loro riuscita. Adesso vedremo cosa ci aspetta in questo cofanetto che vado ad aprire con la massima delicatezza di cui sono capace. Ok, ci sono riuscito senza danneggiarlo. Quindi sto togliendo il cielo, ma ripeto, questo regalo, sebbene il mio compleanno sia ancora di là da venire, la mia adorata Daniela, che ci tiene moltissimo a me, ha voluto darmelo molto prima affinché realizzassi un unboxing a settembre, cosa che io non ho fatto puntualmente, chiedo scusa a tutti. Quindi vediamolo insieme. Questo è il fronte e questo è il retro, che già anticipa tutto quello che troveremo: i viaggi della navicella Enterprise, i 50 anni con la collezione dei film originali e con le stagioni televisive, le tre stagioni televisive andate in onda nel 66, nel 67 e nel 68, in piena era, diciamo, da ultima frontiera kennediana, e cioè tra l'uccisione di John Fitzgerald e l'uccisione di Bob Kennedy, che misero fine praticamente al sogno americano trasformato in un incubo. Sfiliamo il pacco, il cofanetto. Qui si tratta delle solite specifiche in italiano che accantono. Ci dovrebbe essere però,
anche uno speciale Star Trek Journey to the Silver Screen, quindi anche un disco di documentario inedito. Si tratta di un cofanetto e di una realizzazione assolutamente preziosa, con le immagini e le silhouette dei protagonisti, Kirk, Spock e gli altri, insomma. Non in rilievo, ma traslucidi, ecco. Anche la scritta Star Trek con il 50 è realizzata in modo particolare. Il 50 è anche sul lato, si vede malissimo, ma c'è. E poi nella parte posteriore del cofanetto c'è la silhouette sempre traslucida dell'Enterprise. Adesso passiamo ad aprire il cofanetto. Oh mio Dio, cose eccezionali ci aspettano. Quindi poggio la copertina di là e qui troviamo, ecco, qui così si vede meglio, qui troviamo il grosso. Partiamo dai dischi, mamma mia, quante cose splendide. Partiamo dai dischi. Ok. Allontano un po' queste cose, eccoli qua. Credo che siano questi, presumo, anzi, siano questi. Una super confezione. Quindi qui c'è indicato le tre stagioni e ovviamente la serie animata. Avevo dimenticato di precisarlo. Con tre dischi dedicati alla serie animata, gli episodi 1, 7, 8, 15 e 16, 22. Quindi qui troviamo praticamente il grosso, stagioni televisive, quindi le tre stagioni televisive distribuite credo su sette dischi la prima stagione, sette dischi la seconda stagione, quindi abbiamo i primi 14 dischi, credo si veda bene. Ogni disco ha una decorazione differente che richiama ovviamente episodi importanti delle varie stagioni. Per chi ha visto le stagioni, forse è più facile riconoscere le cose che sto, delle immagini che stanno scorrendo. E poi abbiamo altri 6 dischi per la terza stagione e 3 dischi per la stagione animata. Quindi si tratta veramente di un corpus enorme. Un formato a marei molto particolare che ho visto rarissime volte se non mai. Mi piace tantissimo questa copertina con l'Enterprise e diciamo così, l'effetto grafico del viaggio nell'iperspazio. Veramente, veramente eccezionale, veramente straordinaria. Quindi questo cofanetto a marei molto spesso e molto particolare, che comprende decine di dischi, come avete visto, più di 20 dischi, in realtà riguarda ciò che è passato in televisione, ovvero le tre stagioni televisive e la stagione, gli episodi della serie animata, con questa splendida sovraccoperta, con, non so se si nota il gioco di luce, l'Enterprise che, essendo traslucida peraltro e con splendidi giochi di luce, cambia colore. Attenzione, questo è il primo grande blocco. Secondo blocco importante sono i film, eccoli qua. Secondo blocco importante, sempre in confezione in una custodia Marei, con sovraccoperta, anche in questo caso chiamiamola ormai traslucida e policromatica, sempre con l'Enterprise che è impegnata nel viaggio nell'iperspazio, quindi diciamo così, dopo il salto a curvatura, ci sono praticamente i film della collezione originale, The Original Motion Picture Collection e Star Trek Journey to the Silver Screen, quindi questo documentario inedito, chiamiamolo così. Nel retro sono indicati i vari film, quindi oltre al documentario abbiamo il film The Motion Picture di Robert Wise, poi L'ira di Khan e Alla ricerca di Spock, strettamente collegati tra di loro. Dalla coda della balena riconoscete che c'è ovviamente The Voyager rotta verso la Terra,
L'ultima frontiera, e non potrebbe essere altrimenti, è Lotta verso l'ignoto, episodio conclusivo splendido prima di Star Trek Generation, prima di Generazioni, prima del passaggio di consegne da Kirk a Picard praticamente. E quindi abbiamo appunto a questo punto 7 Blu-ray, tutti Blu-ray, ovviamente si tratta di tutte le conversioni Blu-ray che ovviamente sono state già realizzate anni addietro, sia per quanto riguarda i film di Star Trek, della serie classica, sia per quanto riguarda le serie televisive, ma aggiungo che per quanto ne so, e vado a ricontrollare perché potrei sbagliare, per quanto ne so, l'ira di Khan dovrebbe essere, sì, ho la conferma, è scritto qua nelle specifiche, i più attenti avranno già avuto modo di leggerlo, l'ira di Khan è presentata nella sua versione Director's Cut, quindi attenzione all'ira di Khan, ci sono quei 2-3 minuti in più che faranno gola a tutti gli appassionati. Quindi dicevo, i 6 film della serie classica più questo bonus disc inedito, almeno così è stato pubblicizzato, io sinceramente non ricordo di averlo visto, questo documentario, questo speciale, questo titolo delle quinte, quindi per me sarà sicuramente un inedito. E quindi questo è il secondo cofanetto, diciamo così, pieno di dischi, pieno di cose interessanti, quindi 2 cofanettoni importantissimi. Io li vado a mostrare velocemente, primo cofanettone con serie televisive e serie animata, stagioni televisive e serie animata, secondo cofanetto Marè, importantissimo, con i film della serie classica. Eccoli qua. E procediamo con i gadget, chiamiamoli così. Qui c'è una confezione dove c'è molto polistirolo. Lo apro insieme a voi e invece è solo polistirolo. Non è assolutamente nulla. Attenzione, c'era il polistirolo. Meraviglioso. Veramente splendido. Questa è la cosa più preziosa del cofanetto. L'imbottitura che impediva a tutto di muoversi. E arriviamo poi alla busta, al bustone, la 1, la 2, la 3, attenzione, Star Trek Collective Art, quindi una sorta di, come chiamarla, busta delle sorprese, con molta delicatezza, procediamo e troviamo le locandine, o comunque dei disegni particolari dei vari film, quindi Motion Picture di Robert Wise, l'ira di Khan, cult che tutti quanti noi amiamo, la ricerca di Spock, rotta verso la Terra, l'ultima frontiera diretto dal nostro caro Kirk, il meno bello, diciamo, della serie, purtroppo, e poi rotta verso l'ignoto, Undiscovered Country, che pone fine alla serie classica. Splendide queste realizzazioni. Quindi, ricapitolando, abbiamo i Blu-ray dei film, i Blu-ray delle serie televisive, delle stagioni televisive della serie animata, queste meravigliose locandine che abbiamo visto nel loro, e le abbiamo rimesso nel loro alloggiamento naturale, e poi l'ultimo, ma non ultimo per importanza, ta-dam! La spilla commemorativa per il 50° anniversario di Star Trek. Attenzione, signori, la vado ad aprire sperando che non mi si rompa tra le mani e che non mi rechi danno. La vado a prendere, eccolo qui, lo stemma della flotta stellare che cerco di maneggiare con estrema cura, è una spilla a tutti gli effetti, signori, meravigliosa, funziona, punge, penetra e si fissa meravigliosamente. È in questo caso traslucida, il 50 non è in rilievo, il 50 è in nero, non è in rilievo. Si intravede tra il 5 e lo 0 la riproduzione della stella stilizzata che appunto richiama il simbolo della flotta stellare. Cerco di muoverla per farvi intuire la superficie e i giochi di luce che si creano se la si muove.
Insomma, si tratta di un gingillo di assoluto pregio per noi amanti della serie fantascientifica forse più longeva della storia del cinema, con i suoi ormai 13 film, 3 stagioni televisive, una serie animata e tantissime altre stagioni televisive nate da quella originale, Generazioni, Enterprise, eccetera, eccetera, eccetera. Io sinceramente ho perso il conto. Quello che avete visto fino adesso è quello che conosco dal punto di vista televisivo di Star Trek. I film li ho visti tutti, ma le serie televisive no, ho visto solamente le 3 stagioni della serie classica e alcuni episodi della serie animata. Quindi, ricapitolando, il cofanetto di Star Trek conteneva una spilla, le locandine, serie televisiva e film della serie classica. Eccoli qua. Di fatto, prodotti contenuti, gli oggetti contenuti nel cofanetto, che ha una splendida, superba confezione, che non mi stancherò mai di mostrarvi. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Vi chiedo ancora scusa del ritardo con cui l'ho realizzato. Settembre è un mese importante, ma anche novembre lo è, visto che uscirà in Blu-ray Star Trek Beyond, film che io ho adorato e che ovviamente acquisterò. Ditemi voi se in edizione Steelbook oppure in 3D. Non mi resta altro che dirvi di commentare il video, ditemi se vi è piaciuto, se vi piace Star Trek oppure vi è assolutamente indifferente. Ci vediamo presto per gli altri approfondimenti e gli altri video recensioni che mi avete chiesto. Ci vediamo anche al cinema per importanti film che ci aspettano in questo autunno. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto, come direbbe Kirk, non dimenticate di pedinarmi. Lunga vita e prosperità.